Signora Donata, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei si occupa della qualità per la ditta Demetra. Sì, Quindi sì. parliamo di prodotti alimentari, parliamo di prodotti alimentari, i vostri che sono già anche, possiamo dire, precotti, quindi volendo già pronti per andare in tavola. Sì. Cosa vuol dire fare qualità in prodotti di questo tipo? Allora, fare qualità a prodotti di questo tipo vuol dire innanzitutto attenersi a quelle che sono le normative europee per l'autocontrollo e il mantenimento della sicurezza alimentare. In più, col passare degli anni è diventato un nostro impegno selezionare fornitori per qualità di prodotto e per tipologia di produttori. Ecco, quindi noi abbiamo anche dei fornitori che sono più o meno sempre gli stessi, perché ci garantiscono una stabilità e ci danno la possibilità di mandare sempre l'articolo costante durante tutto l'anno. Ecco, non è il vostro settore, però in tanti settori alimentari si sente parlare sfortunatamente di sofisticazioni, quindi che l'olio, che i pomodori pelati non sono italiani e quant'altro. Ma lei ritiene che le norme che ci sono in Italia siano sufficienti per tutelare noi consumatori? Sinceramente, se fossero rispettate con onestà da chi fa produzione alimentare, sarebbero sufficienti. Noi siamo sempre seguiti dall'ASL di Pistoia, che in tante occasioni ci ha aiutato a migliorare e a capire che la sicurezza alimentare è importante. Perfetto. Ora, senti, su questo argomento vorrei sentire anche il signor Giovanni. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Dimmi. Senti, sicurezza alimentare. In generale, si sente parlare spesso di Sì, sì, sofisticazioni, sì, di sì, prodotti che arrivano dall'estero e sì. Sì. sono spacciati come italiani e quant'altro. È vero. Lei, non come imprenditore, perché il suo settore forse è un po' diverso, Sì, quello ma sì. come consumatore. Ma io mi sento, diciamo che su Pistoia Toscana mi sento molto sicuro. Perché allora, io parlo a livello di Pistoia, so che i controlli che vengono effettuati su Pistoia dai nostri dai consulenti dell'ASL sono persone preparate e che aiutano a crescere le aziende. Cioè, farli crescere come? Gli danno delle procedure operative standard, cioè li canalizzano su quel canale. Poi sta all'imprenditore cercare di camminare su quella strada. A che punto lì l'imprenditore farabutto prima o poi casca in terra. Se invece le persone che vogliono bene la propria attività si impegnano su quelle procedure che ti indirizza proprio l'ASL di Pistoia e ti fanno dormire sogni tranquilli. Benissimo, allora, se lo dice il signor Giovanni, Sì. Io sono guardiamo le io. etichette, guardiamo le scadenze, nel dubbio Nel. informiamoci dalle autorità competenti, Sì. però comprando prodotti italiani dovremmo Sì. poter stare sicuri. Molto sicuro perché tante problematiche a livello europeo l'hanno risolto gli italiani. Vedi la mozzarella celeste, la Certo. ricordate? E chi l'ha risolta? Nessuno lo sa, ma è stata risolta dalle competenze italiane. E non tedeschi o quant'altro. Perfetto, io vi ringrazio. Siamo partiti parlando di qualità e di prodotti cotti a vapore e abbiamo parlato invece di sicurezza alimentare. Certo. Ciao Ciao a tutti. e Ciao. Arrivederci, grazie. grazie a voi. Beh.